Tutto, va tutto bene, ma siamo sempre in qualcosa di molto piccolo rispetto al problema che è estremamente grande. E attenzione al percorso, perché io penso che la democrazia deve permettere a chiunque di poter partecipare, al povero come al ricco, al bello come al brutto. Se tocchiamo questo tasto diventa veramente pericoloso. Consigliere regionale, comunale o parlamentare, comunale bisogna fare campagna elettorale. Dato che in alcuni casi la legge prevede dei tetti di spesa, ma poi vengono disattesi, o in alcuni casi la legge non lo prevede neanche, poi le campagne elettorali le fa qualcuno, e la Moratti era sindaco perché ha speso un sacco di soldi. Non lo è più perché ha vinto un altro, però è sempre il consiglio comunale. Perché ha speso, non è servito a niente. No, però ha speso. Ma allora non è servito a niente, quindi non è quello il problema. Non è no, il problema può essere la proposta, la capacità di farti ascoltare. Se invece non ci fosse un controllo dei limiti, come per il consigliere regionale, ci sono dei tetti di spesa, 43.000, io sono stato candidato consigliere regionale, si poteva spendere il massimo 43.000 euro. Lei ha speso 43.000 euro? No, io non ho speso 43.000, allora, ho speso molto meno. È contento? Non sono stato eletto, ma non è che non sono stato eletto non per questo motivo, ma per altri motivi. Quindi dimostrazione che non però serve. Però c'è gente che ha speso molto di più in provincia di Pavia ed è stato eletto, quindi è stato eletto per questo motivo qui, anche per il fatto che ha avuto un... Questo è questo che la politica non bisogna combattere, il fatto che le campagne elettorali siano senza limiti, che vadano fuori gli spazi, che si creano situazioni che non vanno. È questo che crea questa situazione. No, allora, non è così che si toglie e si consente a tutti di partecipare. Ci siamo addentrati in un argomento sul quale credo, per quanto si possa discutere, non si arriverà ad una visione univoca. Resta il fatto che magari molte delle persone che ci stanno seguendo in questo momento hanno qualche perplessità, perché iniziamo a essere alla quarta settimana, siamo al 20 di luglio, no? 22 luglio, e già da prima della crisi economica la sindrome della terza settimana, della quarta settimana, iniziava quella a serpeggiare. Poi è ovvio che la crisi economica, ahimè, ha aggravato la situazione. E una categoria su tutte, lo dicevamo anche nella copertina iniziale di questa puntata di Targato PV, è inevitabilmente quella dei pensionati, che sono un po' per certi versi l'anello debole, ma che per altri versi sono anche quelli che forse in buona parte dei casi avrebbero anche di che lamentarsi della pensione che percepiscono. Tiziano Casarini. Sì, allora tutto quello che abbiamo sentito prima sono belle parole, no? Però rappresentano, come ha detto l'assessore Salerno, una goccia, perché se uno fa bene il suo lavoro è giusto che sia pagato per l'impegno e per le idee che ha, e su questo non ci piove, perché altrimenti ci perdiamo proprio in un bicchiere d'acqua. Il problema dei pensionati attuali sono persone che arrivano da una generazione di gente che dal dopoguerra in poi ha sempre lavorato tanto e sempre delegato a persone, però non aveva il tempo per controllare chi erano queste persone. Di conseguenza da lì è nato tutto lo sfacelo che vediamo adesso. Hanno lasciato praticamente passare delle leggi che hanno permesso a delle persone, anche miei coetanei, a 40 anni di andare in pensione. Lavoravano in posta, infilati lì da qualche parlamentare, e basta vedere le origini, cioè nei vari anni si può risalire alle persone. Abbiamo ad esempio un sacco di falsi invalidi che tutti sanno dove sono, però nessuno li va mai a prendere, e io mi chiedo, ma perché non vanno a prendere? O se sorteggiano qualcuno, sorteggiano sempre chi è invalido veramente, perché se andiamo a prendere questi falsi invalidi poi dovremmo anche andare a vedere la commissione medica che gliel'ha approvata, no? E se noi non facciamo pulizia di tutte queste cose, l'evasione fiscale non si combatte lo stesso, quindi. Tutto. Sono tanti, e di conseguenza adesso abbiamo i pensionati che fanno i pendolari, non solo come diceva il rappresentante del Movimento 5 Stelle, fanno i pendolari fra un supermercato e l'altro perché non arrivano alla fine del mese. In alcuni casi rinunciano ad alimentarsi in modo corretto perché proprio non ce la fanno. Non ce la fanno più ad arrivare alla fine del mese. Stiamo arrivando in un momento tragico, ma tragico. Vedremo le persone a breve andare a rovistare nei bidoni dei rifiuti, oppure non sto parlando di una fascia sociale che al momento è ancora limitata, ma che si sta ampliando sempre più. Ci sono categorie di persone, come diceva prima,
che adesso a breve finiranno la mobilità. Allora, per trovare delle risorse per queste persone si è sempre attinto ai soldi dell'INPS. Non abbiamo mai separato la gestione dell'assistenza a quella della previdenza. Allora, quando io ho iniziato a lavorare, e anche voi, ci hanno detto che lavori 40 anni e vai in pensione con l'80%. È un diritto acquisito. Allora perché due persone che hanno maturato l'età della pensione, che percepiscono 1.000, 1.200, 1.500 è stata fatta questa legge del cumulo dei redditi per cui gli si va a tagliare una pensione perché una famiglia con 2.000 euro è troppo ricca? Allora io mi domando, chi ha fatto queste leggi? Ma non si vergogna quando esce di casa e percepisce una pensione perché è stato deputato, perché è stato capo dello Stato, perché è stato magistrato e si è ricordato che faceva anche il giornalista e pensa, prende 4 pensioni? Cioè, io mi vergognerei, essendo una persona, non dico corretta, ma onesta, ma almeno un pochino, non tanto. Abbiamo dei presidenti della Camera, ex presidenti della Camera o del Senato, che viaggiano ancora a distanza di 20 anni con le scorte, percepiscono degli stipendi da cinema. Questo fa tutto parte. E poi se andiamo giù, bisogna andare giù, scendere, perché i parlamentari restano, ma i funzionari restano. E sono quelli che hanno in mano il potere reale. E sono quelli che sono in grado di decidere certe cose. Quando a volte a livello di battuta si dice però... Tutto sommato i pensionati sono, tra virgolette, lo dico, sia chiaro, fortunati, nel senso sì. Che la pensione quantomeno la state percependo, cosa che magari è un po' sì. Più giovane, no. Ma credo che sia anche sbagliato poi farvi passare per dei privilegiati. Infatti il discorso è anche questo. Queste generazioni che sono in pensione ora hanno sempre lavorato tanto, in un momento in cui l'economia tirava anche... Sono riusciti ad accantonare un po' di un gruzzoletto, diciamo, che gli ha permesso prima di stare bene loro, di sistemare i figli, di farli studiare, eccetera, eccetera. Adesso, con una pensione quasi da fame, si vedono costretti ad aiutare i figli, perché spesso in una famiglia c'è un lavoratore precario e l'altro non trova lavoro. Questi qua hanno figli che vanno a scuola e magari si laureano e non sanno dove sbattere la testa. E quindi è miseria per tutti. Allora qui bisogna rifondare tutto il sistema, bisogna dare nuove regole, a partire ad esempio prendiamo la giustizia, no? Allora, processo breve. No, per dire un esempio, no? È una parentesi che ci porta lontano.